In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sielo dato, Gesù Cristo, sempre sia dato. Maria sede sapienzie, ora pronobis. Carissimi fedeli, ben ritrovati per il commento del Vangelo della Domenica. Domenica prossima sarà la settima domenica eh, dopo Pentecoste e il brano del Vangelo è quello di Matteo, capitolo 7 versetti dal 15 al 21. Allora disse Gesù ai suoi discepoli, guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi sotto la spoglia di pecore, ma di dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccolgono forse grappoli dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa buoni frutti, ma l'albero guasto fa frutti cattivi. Non può un albero buono far frutti cattivi, né un albero guasto far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato al fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti? Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Carissimi fedeli, questo brano inizia con il verbo guardarsi, guardatevi, ecco, è un'indicazione che il Signore ci rivolge, dobbiamo stare attenti, dobbiamo guardarci da qualche pericolo. Dobbiamo essere vigilanti, come dice in altri passi del Vangelo. Vigilare, essere prudenti. Il cristiano non è uno spensierato, imprudente, che attraversa gli anni della sua vita e che pensando che sicuramente eh, andrà incontro a un buon esito. Il cristiano è un uomo attento, è un uomo vigilante, perché ci sono dei pericoli. La sua vita è insidiata. Del resto, è come hanno perseguitato me, dice il Signore, che sono il vostro maestro, così a maggior ragione perseguiteranno anche voi. Perciò state attenti e vigilate, guardatevi. Uno di questi pericoli che insidiano il percorso, il cammino del cristiano, è proprio quello dei falsi profeti. E il popolo di Dio è sempre stato contaminato e circondato da falsi maestri e falsi profeti. In tutta la sua storia, anche l'antico popolo di Israele, si potrebbero leggere delle interessanti pagine proprio su questo argomento nel libro del profeta Geremia, nel libro del profeta Ezechiele, tutti quei falsi maestri che non sono mai stati inviati da Dio e che per loro stessa iniziativa hanno gettato lo scompiglio nel popolo santo. E anche ai nostri giorni non mancano questi falsi maestri. San Paolo, scrivendo a Timoteo, dice che negli ultimi tempi gli uomini si circonderanno di falsi maestri, semplicemente per il prurito di sentire qualcosa di nuovo. Rigetteranno la sana dottrina e andranno incontro alle favole, i falsi maestri. Ma che caratteristica hanno questi falsi maestri? Che si presentano con l'aspetto di pecore, vengono voi sotto la spoglia di pecore, pecore la pecora è un animale indifeso, umile, eh, semplice, diciamo. Disarmato, ecco. vengono a noi con questa falsa mitezza, con questa falsa umiltà, cercando di accattivarsi la nostra attenzione. Il loro messaggio è un messaggio molto accomodante: presentano un Vangelo facile da mettere in pratica, la via larga anziché la porta stretta, esattamente il contrario. Di quello che Nostro Signore ci ha insegnato. La croce viene facilmente scansata, si accontentano i desideri delle persone e ehm, danno quelle risposte che le persone desiderano ricevere. Sono umili, sono semplici, sono poveri, si presentano come dei poveri. In realtà, dentro, sono lupi rapaci. Provate a immaginare un branco di lupi che sbrana eh, delle pecore, che sbrana dei mal capitati. Non lasciano niente intatto, affamati di sangue, affamati di carne. Questi sono i falsi profeti. Hanno dentro di loro qualcosa di demoniaco che vuole distruggere. Eh, sia i corpi che le anime, soprattutto le anime delle persone, e mandarle in perdizione. Forse loro stessi non ne sono pienamente consapevoli, ma sono portatori di questa voracità e di questa distruzione. Sono falsi maestri, falsi pastori. Attenzione allora, come riconoscerli, ci chiede il Signore dice li riconoscerete dai loro frutti il frutto di quello che vanno insegnando pensiamo ad esempio alla famigerata eh, amoris letizia quanta divisione ha portato nella chiesa quanto allontanamento dalla legge di dio quanta perversione e un male a catena no un un male, un peccato, tira l'altro. Oppure quel falso buonismo per cui noi dobbiamo sentirci in colpa, l'umanità deve sentirsi in colpa per ehm, le variazioni del clima e cose di questo genere che portano veramente a dimenticarci delle questioni fondamentali della nostra anima. E di questi esempi se ne potrebbero fare tanti altri. I falsi maestri abbondano nelle librerie cattoliche. Basta entrare in una di esse, in quelle ufficiali almeno, ma in quasi tutte le librerie cattoliche, e guardare che cosa c'è in esposizione. Troverete quei nomi che ormai purtroppo conosciamo molto bene e che hanno infestato la Chiesa cattolica. Dai frutti riconoscerete l'albero divisione, superbia, eh, depravazione, ribellione alla legge di Dio. E evidentemente quell'albero era un albero malvagio. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Ancora una volta il Signore dice che gli alberi che non portano buon frutto modo particolare si rivolge, si riferisce ai maestri, ma si riferisce anche ad ogni singolo cristiano, che non porta frutti buoni, cioè che non fa azioni buone, opere buone, perché alla fine il frutto non è altro che l'opera, l'azione che compiamo. Se non è buona, se non compiamo opere buone, e verremo tagliati dall'albero e gettati nel fuoco. Il fuoco è il destino eterno di coloro che non portano frutti buoni. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, quindi questa apparenza. Ma del resto anche i falsi maestri vogliono apparire quello che non sono in realtà. Vogliono parere pecore, invece sono lupi rapaci. Così anche il cristiano, che si basa sull'apparenza, appare una persona pia, ma in realtà non è questo. Pio è colui che fa la volontà del Padre mio. Lo stesso si potrebbe dire di Maria Santissima, quando quella donna in mezzo alla folla disse. E beato il grembo che ti ha portato, Gesù dice, ma beato soprattutto colui che ascolta la mia parola e la mette in pratica. E Maria ha veramente in modo eccelso tutte queste virtù. Si è lodato Gesù Cristo. In nomine padri, siete figli e Spirito Santo. Amen.